Eccoci e bentornati sul mio canale. Finalmente sulla mappa Rapture cercheremo di giocare con i mech che sono stati introdotti su questa mappa, o meglio una mappa che nasce proprio con i mech, che sarebbe il remake di Outskirts di Call of Duty World at War. Ed eccoci qui, siamo all'interno del mech. Andiamo a vedere, guardate come cacchio è strano questo gioco. Infatti avevo detto che Call of Duty Black Ops 3 diventa Titanfall con i mech. Mappa però, cioè questa mitragliatrice non killa benissimo, eh? Non mi sembra che killi così bene. Mappa fa un casino di hit marker. A parte rincula, che è un piacere mentre cammini. Vorrebbero forse sistemare un po' la mira. Qua penso prenderemo una sventrata assurda, perché voglio assolutamente giocare il più possibile con i mech. Andiamo. Ora giochiamo un po' con la mitragliatrice, poi la proviamo un po' per quanto riguarda il discorso. Muori? Oh, ma guarda gli hit marker. Ok, sì, assist. È ancora pure il compagno mio con il... Che mi spari, siamo amici. Cioè, ah, vedi però che hanno fatto una cosa intelligente, che i mech non possono andare dentro alle bandiere. Allora, tipo B non ci posso andare. Andiamo a vedere se su A lo posso fare. Vediamo prima se spunta qualcuno. Che figata però sti cacchio dei mech, regà, sono una figata assurda. Belli veramente, oh, belli veramente. Vai, là c'è stata una sorta di... Ah, vedi, non mi fanno entrare. Cioè, l'hanno fatto bene, però non sembra comunque manco... Sì, ancora hit marker, cioè, incredibile. Sa fa tutti i hit marker, sa fa col mech. Mo' cominciamo... Aspetta, eccone un altro. Muori? Oh, Ripper negato. E che cacchio. Cioè, non moriva nessuno, regà. Oh, attenzione, qualcuno che mi spara. Attenzione, sfida con i mech. Sfida, mech contro mech, ragazzi. Sfida con i mech. Aia, che cacchio. No, che cacchio, sbaglio a premere tasto. Entra dentro. Oh, ma tu a chi sta a sparare? Sta là il nemico. Su, sfondamolo. Dai, stiamo in due, su, e sfonnalo, dai, regà, ok, perfetto, devastato. Riprendiamo subito un altro mech e vediamo un po' se riusciamo a fare qualche bella kill adesso con la mitragliatrice, ma più che altro con i missili. Siamo nel secondo tempo. Te l'avevo detto che avremmo preso una bella sveglia, perché... Oh, right nemico, ragazzi, stiamo perdendo B. Oh. E muori? Sì, vabbè, immortale! Non muore, oh! L'ho dovuto ficcare sotto, ragazzi, con il piede. Se no non mi moriva. Cioè, veramente vero, hanno preso il right. No, stavo dicendo che me lo immaginavo che avremmo preso la sveglia. Ok, altra kill per noi. Oh, cacchio. Beccate il missiletto. Aia, ragazzi. Questo è tosto. C'è una sfida in corso. C'è una sfida in corso. Beccate il missile. Aia, e noi stiamo andando a fuoco lì, no, forse. Oh, nemico. Ok, assist. Dai. Dai, non perdiamo... No, è scappato il codardo, è scappato. Io sto andando a fuoco. Come che? Sta andando a fuoco. Aia, quello è andato liscio con i missili. Ha fatto arrivare l'amico che è più... No, sono morto, mannaggia la miseria. Ci ha sventrato. Andiamo a prendere subito un altro. Dove sta? Lo voglio. Datemi mech. Mi metto a giocare con sti cosi, regà, mi metto più a giocare. Cioè, rimango fisso dentro a sti cosi. Mi ricordo che su Outskirts di Call of Duty World at War c'era il carro armato, che se si prendeva il carro armato praticamente avevi vinto la partita, perché poteva accedere praticamente a tutti i punti della mappa. Questo remake l'hanno fatto secondo me molto bene, perché avete visto, ci hanno messo delle sorte di blocco strade e quant'altro. E muori. Di blocco strade e quant'altro, perché non fanno accedere i mech all'interno delle bandiere, cosa veramente molto, ma molto figa. Allora, quello ho visto che dovrebbe averlo ucciso il nemico, quindi ce ne freghiamo, vediamo un po'. Cacchio, che cacchio mi sta a sparare? Il coso, il talon. E che cacchio. Eccone un altro, no, già me l'hanno fregato.
E muori. Oh, oh, ma che è? Assist, tutto un assist. Vieni da me, vieni da me. Ti dico venire da me. Ok. Mamma mia, ragazzi, vi volevo far vedere il Mac che è veramente molto figo qui sulla mappa Rapture. Fatemi sapere se l'avete già provato, che cosa ne pensate. E noi ci vediamo con tanti nuovi video. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi sul mio canale e mettete un bel mi piace sul mio video. E ci vediamo ovviamente con tanti nuovi video, sempre qui, sempre sul mio canale.